Allora, Simone Petrangeli, sindaco di Rieti, sindaco di una delle pochissime città in Italia riconosciute amiche dei bambini. Sì, siamo la seconda città dopo Trento, è un orgoglio, un onore essere stati nel 2013 riconosciuti da UNICEF città amica dei bambini e delle bambine, e questa che oggi inizia ufficialmente dopo la rassegna nazionale delle orchestre scolastiche è un evento unico che rende unica questa città. Tanti giorni, non solo una settimana, ma ben 10 giorni da oggi dedicati ai bambini, agli adolescenti, con oltre 100 iniziative in tutta la città, quindi sarà sicuramente un periodo di festa, ma non solo, perché sarà occasione per discutere di politiche amministrative in grado di rendere la nostra città una città maggiormente a misura di bambino, che è poi l'obiettivo che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. La manifestazione è cresciuta esponenzialmente in questi 3 anni, promette bene per il futuro. Sì, assolutamente sì, è diventato un appuntamento oramai seguito non solo in questa città ma in tutto il centro Italia, e siamo convinti che nei prossimi anni potrà migliorare e aumentare anche il livello di visibilità a livello nazionale. Però già si parla un po' in tutta Italia di questa manifestazione, e poi anche gli ospiti che avremo durante questi giorni sono l'esempio di come questa manifestazione e questa città in questo ambito delle politiche per l'infanzia ormai si sia ritagliata uno spazio a livello nazionale di primo rilievo.